Venerdì 10 febbraio, nella sede del Forum delle Culture, si è tenuta l'assemblea pubblica dal titolo Potere Cultura, organizzata dalla presidente della Consulta delle Elette, Simona Monisso. Oltre agli organizzatori, nell'ex asilo Filangieri, il pubblico ha partecipato in prima persona discutendo del tema con gli assessori alla cultura Antonella Di Nocera, ai beni comuni Alberto Lucarelli e all'istruzione Anna Maria Palmieri. Si pone un grosso problema, che è quello di sottrarre in qualche modo la gestione diretta dell'arte, dello spettacolo e della cultura da parte della politica e dell'istituzione, e la necessità che il potere in qualche modo di scelta, di organizzazione, di sostenibilità, di fruizione sia in qualche modo detenuto direttamente dagli operatori. Lo spazio pubblico è il bene comune per eccellenza. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare disponibile veramente molto sostanzioso, che è stato mal gestito nell'ultimo ventennio, abbandonato, ed è giunto il momento che questi spazi siano in qualche modo restituiti alla città e alla fruizione come alla gestione dei cittadini. L'intento è quello di avviare un percorso di democrazia partecipativa che, oltre alla gestione diretta dei saperi ed alla riappropriazione degli spazi pubblici, punti alla funzione ed alla valorizzazione del lavoro artistico ed intellettuale ed alla sostenibilità dei progetti culturali. Napoli, come Roma, come tutte le città italiane che riscoprono una grande partecipazione democratica, rispetto alla cultura hanno una grande chance, quella di aprire le strutture, cambiare il sistema di gestione, improntarla allo spirito dei beni comuni, quello referendario e all'esempio, ripeto, del Teatro Valle. È una grande possibilità di riscoperta della democrazia, di innovazione istituzionale, amministrativa e soprattutto sociale. Bisogna valorizzare le competenze, le grandi competenze, i grandi saperi che sono presenti in questo territorio, nel teatro, nella cultura, nella partecipazione studentesca. Il forum, a mio parere, potrebbe essere una prima occasione di questo tipo. È un momento sicuramente corrusco, sicuramente impegnativo, ma proprio perché il momento è duro bisogna attaccare, non difendersi. Quando la squadra perde si mette un attaccante, così si sposta la soglia del gioco in avanti. Questo è quello che dovrebbe fare la cultura.